ripartiamo con l'intervista con Veronica. Veronica, allora Veronica, cosa facciamo stasera per i nostri ospiti, certo, per i vostri ospiti? Questa sera facciamo una presentazione di questi prodotti con annessa comunque spiegazione, perché nel dettaglio ci abbiamo anche le schede informative. Comunque per qualsiasi cosa ci possono comunque appellare a noi e spieghiamo comunque nel dettaglio tutto quello che l'ospite vuole sapere riguardo al prodotto. E quindi facciamo anche degustare il prodotto di modo che insieme alla scheda uno capisce a tatto se piace o meno. Allora andiamo a vedere, sì, intanto questi prodotti, okay, va bene? Okay. Così ci li dici un pochettino e ce li spieghi. Qui dove siete? Qui abbiamo, allora, una parte, diciamo, dei dolci. Allora, intanto, ecco, sì, prodotti di prova Big Bio, Big perfetto. Bio, sì, questa è la parte dei dolci, quindi abbiamo il torrone artigianale dei Montecinini, che come sappiamo le nocciole lì sono, sì, molto buone. Sì. E qui in particolare abbiamo questa Dea Nocciola, che è praticamente una cioccolata senza latte, senza conservanti e additivi. Perfetto. In pratica sarebbe una Nutella che fa bene, diciamo così. Ecco. A base di cioccolata, certo, di sì, cacao e nocciole. Allora l'olio, mi dicevi? Questo che le spiegavo prima è l'olio di canino. Diciamo che questo è molto ricercato, mm-hmm, olio extravergine. Lo facciamo vedere? Sì, sì. Diciamo che ha un sapore particolare perché rimane al tatto, diciamo, un po'. Ce lo farete poi degustare? Sì, sì, come no. Okay. Come no, un po' piccantino, e quello è, diciamo, è la caratteristica che piace un po' di più. Sì. È un olio, sì, è un olio particolare che rimane al tatto. Molto corposo, diciamo. Esatto, esatto. Anche la fondentina si può degustare. Sì, sì, certo, tutto in degustazione. Tutto in degustazione. Fabrizio Gallone, come ti stai trovando? Fino adesso bene, vediamo come procede. Devo dire, fino adesso di notevole livello. Adesso dopo procediamo con nostra produttrice, diciamo, all'assaggio, e quindi poi mi dirai tu come è andata, va bene? Proseguendo, allora, quindi qui partiamo invece con i formaggi. Questa formaggi. È un'azienda sempre Viterbese, sì, Viterbese, che praticamente lavora latte di mucca e pecora insieme, sì, cioè varia perché è un po', almeno che rimane un pochino più leggero. Sì. E noi abbiamo mutta da latte di mucca del Lazio etrusco. Esatto. Latte etrusco. E questo praticamente è un formaggio molto particolare perché è morbido, a buccia dolce, e abbiamo anche le varianti all'erba cipollina e al pepe rosa. Perfetto. E praticamente la caratteristica è che si può mangiare anche la buccia. Perfetto. Ok. Poi in degustazione abbiamo, che qui ovviamente non abbiamo potuto esporre comunque per motivi di igiene, un altro formaggio che si chiama invece il buono della Duccia, che è molto forte. Quello è tipo un camoscio, vabbè, è molto assimilabile al camoscio. Ah, ecco. Però quella è la caratteristica proprio del caseificio.